indicato dal Vaticano. I vaccini sono stati cambiati da 12 a 10 e 12 sarebbe molto peggio in quanto porterebbero ulteriori rischi. Ma la questione comunque non è se i vaccini facciano bene o male, perché non è questo il discussione di oggi, ma il vero interrogativo è che bisogna sottoporsi a queste iniezioni quando non sono necessarie, come prima ricordato dal capitano, dalla mia collega Alessia. Un ulteriore dubbio su questi obblighi è il fatto che la maggior parte di queste sostanze dettate siano ancora in fase di sperimentazione e quindi noi tutti non siamo ancora in conoscenza di ciò che possono portare. Esempi come prima analizzati causano l'aborto dei neonati entro il primo anno di vita. Vogliamo porre quindi fine ad obblighi che comprometterebbero la vita delle persone? Non è costituita infatti una legge italiana che impedisce l'obbligo ad una persona di assumere medicinali contro la propria volontà? Vorremmo rimarcare anche l'importanza dei medicine alternative, come i farmaci omeopatici, che portano allo stesso risultato dei vaccini, senza recare però danni allo stato della salute delle persone, richiedendo soltanto poco tempo in più. Il Comilva, che ho ricordato in precedenza, è un comitato del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni e principale organizzazione del movimento NoVax italiano. Queste organizzazioni chiedono il diritto di essere informati sugli effetti collaterali dei vaccini, ma anche di ulteriori metodi sostitutivi ad essi. Perché infatti dobbiamo assumere qualcosa che non è scientificamente provato? In ultimo vorrei concludere con una citazione fatta dal Comilva, ovvero che gli strumenti ci sono, ma bisogna utilizzarli correttamente.